Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Rezzo e dopo molto tempo torno a fare uno dei miei soliti video in cui parlo di cose a tematiche rispetto al canale, o meglio rispetto a quello per cui era nato il canale, che appunto era una cosa più legata al mio progetto musicale che continua ad andare avanti, insomma adesso parte questa pausa Covid ovviamente. E niente, però vedo che mi piace proprio anche condividere dei pensieri che vanno un po' oltre, diciamo, il tema della musica o dell'arte di per sé. E quindi volevo parlarvi, come vedete dal titolo, in questo video, della felicità. E temone, cosa della felicità, è difficile fare un video che possa racchiudere o dare una risposta chiaramente alla domanda che mi sono posto, quindi che cos'è la felicità. E però proviamo un po' a ragionare, diciamo, su questo concetto per cercare di chiarire un po'. Premetto che ovvio che le cose che dirò, che citerò, sono delle semplici allusioni, per forza banalizzerò molto. Per esempio, parlando adesso volevo parlare un po' della storia, da dove nasce questa, il concetto della felicità, come la percepivano gli antichi. Chiaramente io non sono uno studioso dell'etica nicomachea e quindi vi riporto banalizzando un po' quello che era il pensiero, ma il fine di questo video non è quello di fare storia della filosofia o cose di questo tipo, ma semplicemente dirvi quello che penso. Comunque, bando alle ciance, dicevo, ho fatto un po' una ricerca, ho scoperto che i greci chiamavano la parola felicità eudaimonia, che letteralmente significa avere un buono spirito guardiano, da eu, buono, e daimon, demone, quindi avere un buon demone. E questa cosa ovviamente ci fa subito capire, già dal nome, diciamo, di questa parola, che sembra come che la felicità fosse una cosa che non dipende direttamente dall'azione dell'uomo, ma è la conseguenza semplicemente di una specie di buona sorte. Tanto è vero che viene citato anche un altro termine, che è eutachia, vado a leggere, non è che le so a memoria queste cose, e che vuol dire proprio buona sorte. Quindi è come se a un certo punto ti capitasse di essere felice, cioè pone l'accento sulla aleatorietà, insomma, di questa felicità. Allora, scherzando, mi veniva da pensare, non so, due greci che vanno al bar, non so, se non credo che allora ci fosse il bar, ma facciamo finta, vanno al bar, e tu, ciao Tony, non credo neanche si chiamassero Tony, comunque. Come va con l'eudaimonia? Ma bene, devo dire, l'altro giorno, guarda, non me lo aspettavo, mi è capitato di essere felice, ero proprio felicissimo, e così poi è svanito tutto, è andato, sì, insomma. Ecco, adesso ovviamente scherzo, ma per dire che appunto sembra un po' limitante questa definizione, perché ci fa stare fermi, no? Se io penso che sia il buon demone a portarmi la felicità, non posso fare molto, insomma, se non pregarlo o cose di questo tipo. E quindi è vero? È così? Vi è successo di semplicemente essere felice perché vi è capitato? Può anche essere, magari i greci tante volte la vedono lunga, anche se appunto scrivono migliaia di anni fa. E un'altra cosa interessante è che dice anche che nella lingua tedesca la felicità si intende allo stesso modo con la parola fortuna. Infatti Glück significa sia felicità che fortuna. E quindi anche in questo caso viene sottolineata questa cosa, cioè una correlazione tra la casualità o la fortuna e invece questo sentimento della felicità. Anche la parola inglese happiness deriva dal verbo to happen, quindi succedere, accadere, e quindi anche qui si allude all'occasionalità della felicità, all'aleatorietà della felicità. E quindi ecco, sono andato poi a vedere diverse citazioni, potete trovarne su web veramente di tutti i tipi, di tutte le culture, dalla cultura mesopotamica al Buddha. Io adesso ovviamente ho preso quelle che mi sembravano più stringate e più convincenti, e ne ho trovata una di Galimberti,
un intellettuale quasi contemporaneo, che dice: la felicità è la condizione di benessere di rilevante intensità, quindi una certa intensità, caratterizzata dall'assenza di insoddisfazione e dal piacere connesso alla realizzazione di un desiderio. Nel suo nesso con il desiderio, la felicità rivela il suo carattere circostanziale, cioè il suo legame a condizioni di fatto complessive e transitorie, da cui dipende anche la sua caducità. E qua di nuovo si va a battere sul tasto che la felicità è una cosa che si prova in un determinato momento, non è una condizione esistenziale costante, e quindi, diciamo, come è... come può accadere, può anche finire nello stesso modo aleatorio, quasi casuale, anche improvviso. E qui allora si bisogna pensare chiaramente alla differenza tra piacere, cioè ciò che ci dà magari felicità in un singolo istante, come può essere quello di, non so, mangiare un buon piatto, bere un bicchiere di vino, che ne so, far l'amore, tutte queste cose che ci danno senz'altro una grande gioia immediata, che appunto sono molto aleatorie, durano poco, non vengono protratte nel tempo. E quello che invece è una gratificazione, cioè la percezione che ogni giorno della nostra vita noi stiamo facendo quello che vogliamo fare, quindi ci sentiamo soddisfatti, gratificati della nostra vita. Ovviamente nel primo caso dobbiamo appunto sottostare a questo buon debole. Nel secondo caso invece c'è il modo di trovare una forma di felicità che non sia così aleatoria, così sfuggente, ecco. Mi collego qua a un'altra definizione che ho trovato, di cui tra l'altro non ho segnato l'autore, ma non è importante, perché insomma stiamo parlando così colloquialmente, insomma, di quello che si pensa. E dice: felice, dalla stessa radice di fecundus, quindi proprio fertile, che si sente pienamente soddisfatto nei propri desideri, che ha lo spirito sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni, e gode in questo suo stato. E ecco, qua si aggiunge un elemento importante, quindi lo spirito sereno, non turbato da dolore, perché ovvio che se hai un grosso dolore in quel momento è difficile percepire la sensazione della felicità, ma soprattutto la coscienza della felicità, cioè se io mi sento felice ho la prova inconfutabile che lo sono davvero. E quindi questo forse, ecco, è una chiave che ci può aiutare anche a capire nella nostra vita se siamo felici o no. Cioè io posso dire: mi sento felice, cosa mi rende felice, quante volte sento questa sensazione in un giorno, in una settimana, in un mese. Chiaramente è tutto relativo, no? Cioè, magari uno si accontenta di esserlo due volte al mese, non lo so, o sabato e la domenica, però appunto questo appunto ci dà veramente una percezione, al di là della retorica, delle definizioni, delle idee e quant'altro, una risposta vera, insomma. E l'altro concetto che trovo veramente fondamentale è quello di virtù. Infatti ricorre spesso in tutte queste definizioni che ho letto un po' attraverso anche i secoli, cioè l'idea che la virtù possa condurre a una felicità più stabile, più solida, più duratura nel tempo. È vero? Anche qua la parola virtù si potrebbe discutere per giorni su quale sia la vera definizione. Diamo per scontato che virtù semplicemente è la voglia di migliorare, la voglia di migliorare se stessi e quindi perseguire un ideale. Quindi perseguire un ideale davvero ci rende più felici? Io personalmente credo che senz'altro sì. Sì, senz'altro il non avere un ideale ci porta tendenzialmente a sederci, ad accettare lo status quo e di conseguenza anche a non creare quelle condizioni che magari ci potrebbero davvero rendere più felici, più appagati, più soddisfatti. E
Dopodiché, insomma, si trovano appunto sempre su questa definizione vari aspetti. Per esempio, nel 7-800, momento in cui si andava verso la creazione di stati nazionali, si sente il bisogno anche di aggiornare questa definizione, sottolineando l'aspetto sociale. Anche questo è un aspetto molto interessante, cioè è senz'altro vero, cioè poi noi possiamo essere felici senza gli altri? La felicità può essere una condizione totalmente disgiunta dalla relazione con gli altri? Anche qua io credo di no. Poi magari non è vero, nel senso che ci sono gli eremiti, i bonzi buddisti che stanno a Son Sasso in Tibet e sembrano magari più felici di tante persone che hanno relazioni, però obiettivamente, quantomeno per l'uomo occidentale, è molto difficile essere veramente felici se non hai quantomeno una relazione, un amore, un figlio. Ecco, diciamo, riassumendo un po' tutte queste cose teoriche, diciamo. E adesso arriviamo al discorso, anche perché sennò la chiudiamo qua con questa trattazione pseudo storico, scientifico, filosofico da quattro soldi, e vi dico semplicemente quello che penso. Io ho sempre perseguito la felicità, nel senso che mi sono sempre chiesto fin da ragazzino praticamente quale cosa fosse e quindi dove poterla cercare. La risposta mi è stata data spesso dalla musica, e mi viene soprattutto la canzone celeberrima dei Beatles, che dice All You Need Is Love, e quindi ho sempre pensato che la felicità fosse direttamente collegata all'amore. Non esiste felicità senza amore, e quindi, avendo sempre perseguito questo, l'ho trovata, devo dire, spesso, e tuttora sono innamorato di mia moglie, dei miei figli, e credo che questo sia veramente la vera fonte della felicità. E nello specifico, proprio i figli, devo dire, sono la fonte più grande della mia felicità nella mia vita. E qui infatti mi viene in mente quella definizione di cui si parlava: felicità uguale dalla stessa radice di fertile, fecondo, non è un caso, perché obiettivamente a livello esistenziale per un uomo, questo vuol dire che uno che non ha figli non possa essere felice, ma tanta parte, secondo me, della felicità, dell'appagamento di un uomo sta in quello di riprodursi, di vedere la propria storia riversata in quella dei propri figli, quindi una sorta di continuazione, no? una ricerca quasi di immortalità. E quindi come faccio a sapere che è vera felicità? Non si può dimostrare, ma si sente. Mi sveglio la mattina e sono felice, non ho la paranoia di andare a lavorare, non mi sento grossi problemi, perché vedo il mio bimbetto di 8 mesi che ride o piange. In ogni caso mi fa sempre commuovere, mi fa sempre sentire che la mia vita è piena e importante. Stessa cosa per l'altro bimbo, quello che invece è più grande, ha 7 anni, che viene da me, mi racconta le sue cose, mi abbraccia, quindi insomma, in sostanza, tutto questo discorso è per una cosa molto semplice, molto banale, che prima cosa che noi dobbiamo cercare se vogliamo essere felici è l'amore, ovviamente in senso lato. Non vuol dire che adesso dobbiamo andare su Tinder e cercare per forza una donna, un amore a caso, però diciamo di orientare la nostra mente, il nostro desiderio verso questo, rispetto a avere una macchina più bella, una casa più bella, che non guasta, per l'amore del Signore, ma sentirsi pieni soprattutto con gli altri, quindi riuscire ad amare, essere abbastanza liberi interiormente da riuscire a dare agli altri. Questo punto è banale da dire, non tanto da fare, però una cosa è certa: questa felicità, per questa felicità non c'è bisogno di nessun demone, né buono né cattivo. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e di non avervi troppo rotto le palle con i miei discorsi. E mettete un like, iscrivetevi se non vi siete iscritti, e soprattutto fatemi sapere la vostra definizione, perché a me piacciono proprio le definizioni, capisci? Tipo felicità uguale, scrivete quello che volete, felicità uguale la giocca, felicità uguale la piadina romagnola, quello che volete, ma è interessante sapere anche gli altri come la definiscono. E detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, e ciao ciao.